Ciao, oggi voglio parlarti della fiducia. La fiducia nel prossimo. Cosa è accaduto nella tua vita? Hai avuto tante esperienze in cui hai avuto modo di trovare delle persone che magari non fossero degne di fiducia, di subire quelle che tu potevi ritenere delle fregature, di vivere delle situazioni magari spiacevoli, che ti facessero pensare, ecco, il mondo non è degno di fiducia, le persone attorno a me, non mi posso fidare delle persone attorno a me. Ebbene, cosa ti sta dicendo tutto questo? Come sai, il mondo è un tuo specchio, è il tuo specchio. Tutte le persone attorno a te sono i tuoi specchi. Quindi, se tu stai manifestando situazioni in cui il mondo ti sta dando motivo di non fidarti, è perché in realtà tu non hai fiducia in te stesso, non ti fidi di te. E quindi questo ti sta dando un indizio sul fatto che sarebbe importante che tu andassi a lavorare su un aspetto che è l'amore per te stesso, l'autovalutazione, l'autogiudizio e tutto quello che tu pensi di te. Perché attraverso questo tu stai manifestando delle situazioni nel mondo, nella tua vita, che in realtà non ti faranno tanto piacere. Se tu non ti fidi degli altri, è perché probabilmente non ti fidi di te stesso. Quindi fai un po' di attenzione a questo e comincia a notare quelle che sono le situazioni in cui tu stesso pensi che magari non ti reputi degno di qualcosa, non ti reputi in grado di realizzare qualcosa, e fai anche attenzione a quelle che sono le situazioni finora nella tua vita in cui le persone si sono comportate in un modo che tu reputavi dei veri e propri tradimenti, oppure non degne di fiducia. Ovviamente poi ci sono anche altri fattori, ma fai attenzione a questo perché probabilmente dentro di te c'è un pochino di carenza di autostima e un fortissimo autogiudizio. Quindi attenta a questa cosa sto ricevendo proprio adesso che è qualcosa che tu puoi arrivare a sentire molto bene nel tuo plesso solare. Ok, facciamo un esercizio. Sto ricevendo che può esserti utile questo esercizio, molto semplice. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro, rilassati e ascolta il tuo plesso solare. Se tu hai una mancanza di fiducia in te stesso, probabilmente senti quello che stanno facendo sentire a me in questo momento, che è come una specie di schiacciamento, come una specie di, come se ci fosse qualcosa che punta sul tuo plesso solare. Ovviamente ti spiego dov'è il plesso solare nel caso tu non avessi una conoscenza dei chakra, e si trova proprio sotto il diaframma, al centro del tuo addome in alto, sotto il costato, sotto lo sterno. Ok. Allora, quello che mi stanno facendo vedere proprio in questo momento è che se tu lo permetti, c'è una specie di forza rigenerante che sta arrivando proprio in quella zona e che sta andando a nutrire il tuo plesso solare, che proprio adesso si sta rilassando. Fai attenzione perché si tratta di energie sottili, potrebbe essere una sensazione molto delicata, ma sentirai che proprio in questo momento il tuo plesso solare si rilassa e mi dicono di ripetere: io amo me stessa e accolgo ciò che sono con amore e senza giudizio.
Accolgo me stessa come sono e lascio andare il giudizio che ho finora espresso. Respira perché è sempre un qualcosa che ti permette di lasciare andare con più facilità. Mi apro ad avere fiducia in me stessa e nel prossimo. Sento che in me ci sono tutte le risorse per portare avanti i miei sogni. E senti come in questo momento si sta sviluppando un'energia all'interno del tuo corpo e anche del tuo campo energetico. E come questo punto, che era il tuo plesso solare, si sta rilassando. Mentre una luce parte proprio da quel punto, sia verso i tuoi chakra bassi che verso quelli alti, e si apre ed illumina il tubo pranico, quindi questo canale di luce che ti connette sia alla terra che all'universo. Se fai attenzione, puoi sentire tutti i tuoi centri energetici, i chakra che si stanno allineando, attivando ed espandendo dolcemente. E un fascio di luce e di energia arriva dalla fonte all'interno del tuo canale pranico. E va a nutrire il tuo corpo, i tuoi centri energetici e a rendere più forte e luminoso il tuo campo aurico. La tua connessione con la terra, che puoi sentire attraverso i tuoi piedi e la zona del tuo primo chakra che si trova nella zona del perineo, si stanno attivando, stanno vibrando. E ora sei pronto a iniziare la tua giornata più in equilibrio, più in armonia con te stesso. E fammi sapere come va. Questo esercizio è arrivato proprio adesso per te, non era un esercizio che conoscessi e l'hanno fatto. L'hanno realizzato proprio per te in questo momento gli esseri di luce, quindi ti suggerisco di continuare ad utilizzarlo. Puoi riascoltarti la parte della meditazione di oggi, del messaggio di oggi, e ti auguro una bellissima giornata dove tu possa veramente sentire che puoi realizzare tutto quello che desideri dentro di te. E che è allineato con i progetti della tua anima. Ti abbraccio forte e ti auguro una giornata veramente magica.